I contenuti in verticale da praticamente 2 anni a questa parte sono cresciuti in modo esponenziale grazie anche a TikTok, che ha introdotto una nuova moda, un nuovo tipo di video, che è quello breve, che è quello conciso, che è quello verticale. Per creare video in verticale, oltre ad utilizzare smartphone o camere orientate in verticale, dobbiamo a volte ricondizionare dei filmati che sono orizzontali in verticale. Se non sappiamo come fare o se vogliamo farlo al meglio, siete nel posto giusto, perché il tutorial di oggi verte proprio su questo tema. Quindi l'obiettivo del video è andare a prendere una recensione in orizzontale e buttarla su in verticale, dandole un senso. Vi andrò a raccontare il processo lavorativo che permette di prendere riprese in orizzontali ben composte e andarle a ribaltare in verticale. C'è da dire che non tutto può essere ribaltato in verticale, purtroppo, perché le regole di composizione a volte sono per il mondo orizzontale un must, ma per il mondo verticale insomma, e comunque ci sono delle situazioni nelle quali, anche se nel mondo verticale un po' tutto è permesso, non sta proprio bene. Cioè magari tagliamo talmente tanto della scena che a quel punto non ha più senso di esistere, soprattutto se il soggetto magari la riempie totalmente in orizzontale, come vedremo tra poco. Quello quindi che andremo a fare oggi è su Final Cut Pro, e proprio su Final Cut Pro c'è una grande novità, che è la Masterclass, che è una soluzione che ho sviluppato per mesi e che sono felicissimo di potervi quantomeno anticipare in questo video, che vede una struttura sviluppata interamente da me, quindi una piattaforma online disponibile H24, e vi darà l'accesso a tutto ciò che sono le lezioni organizzate, strutturate per coloro che sono alle prime armi e coloro che vogliono invece migliorare in inglese, a forza di utilizzare questi programmi in inglese, mannaggia a loro, migliorare le proprie conoscenze in Final Cut. È quindi un percorso completo ed è un qualcosa che veramente è stato incredibile da realizzare. Sono 4 ore di lezioni con tanto di footage, quindi di video disponibili al download da utilizzare per seguire poi le lezioni online, quindi avremo lo stesso materiale e tutto ciò che servirà sarà l'iscrizione alla masterclass, un Mac e Final Cut, che può essere scaricato anche gratuitamente dal sito Apple, e poi tutto il resto sarà disponibile nella masterclass, consigli, file da scaricare, latte, eccetera, tutto presente lì, e non sarà altro che da seguire le lezioni e divertirsi con me. Vi lascio il link in descrizione, se avrete piacere troverete tutte le informazioni in una pagina dedicata. Adesso partiamo con il nostro tutorial di oggi, andiamo a bomba, prendiamo quindi una recensione che è tra l'altro una delle mie recensioni preferite sul Mac Studio e Mac Studio Display. Questa recensione vede una parte in orizzontale puro, nel senso che tramite lo studio poi della composizione fatto per questa review posso dirvi che tagliare questo video non renderebbe bene, quindi o lo lasciamo così nel nostro video verticale oppure lo tagliamo direttamente, cioè lo cancelliamo, quindi facciamo proprio così, ciao. E quello invece che trovate sulla destra è tranquillamente ricondizionabile in parte, alcune riprese sì, altre lo saranno meno. Adesso vedremo degli escamotage. Quello che è importante comunque conoscere è quel mondo relativo alla composizione, che vi dicevo prima è abbastanza poi semplice da apprendere, nel senso che riprese come queste, dove serve che il monitor sia visibile in toto, non sono tanto utilizzabili, se non magari con un escamotage che potrebbe essere fittare il contenuto orizzontale in mezzo e lasciare le bande nere sopra e sotto. Però a quel punto diventa poco verticale, diventa ancora orizzontale ricondizionato male. Quindi quello che io faccio solitamente in queste situazioni è innanzitutto andare a creare un nuovo progetto. Questo è un backup, quindi posso farci quello che voglio, però di solito creo un nuovo progetto, quindi faccio un bel command N, vado poi a digitare il nome del progetto, che potrebbe essere Mac Studio Vert, e poi vado a selezionare da verticale la risoluzione idonea e a quel punto anche fotogrammi al secondo. Qui c'è proprio un nuovo tab in Final Cut, ma volendo c'è anche modo di inserire poi con un custom i pixel e quindi poi creare la proporzione più idonea al progetto che noi dobbiamo fare. Quindi in questo caso, volendo lavorare in 4K 9/16, 2160 per 3840, andiamo a fare 2398, il resto lo lasciamo così e facciamo ok. A questo punto io torno nel progetto di prima, faccio un bel command A, command C per copiare tutto e mi rincollo tutto il resto. Quindi a questo punto abbiamo riparametrato tutto il nostro mondo. Per quanto riguarda il mondo della musica, dalle prove fatte è meglio utilizzare le canzoni in trend, che quindi sono un pochino sponsorizzate dalla casa discografica, e quindi anche per magari dare un'opportunità al video di essere più visto,
andiamo a cancellare le canzoni che magari abbiamo scelto con tanta cura e mixato con tanta cura, e andiamo magari a lasciare invece i suoni che potrebbero essere comunque interessanti da abbinare, da inserire. Vado a cancellare anche la parte grafica che avevo creato per questa review, perché non ci sta, e ricostruirla in un minuto di video lasciamo anche perdere. E poi tutto ciò che invece è parlato io lo cancello, perché alla fine non lo utilizzerò. Creerò un voiceover che inserirò nelle riprese che poi andremo adesso a ricondizionare insieme. Quindi seleziono la prima, shift, seleziono l'ultima e faccio un bel cancio. E ciao ciao, buona a tutto. Cancelliamo anche questo, teniamo solo quello che ci serve, in poche parole. Fatta questa operazione, non c'è altro da fare che selezionare tutto, fare un command shift x e cancellare tutti gli attributi relativi alla trasformazione e al crop. Quindi ripristiniamo a zero tutto, cioè facciamo in modo che i video siano tutti centrali allo stesso modo. E a questo punto adesso dovremo andarli a zoomare nel modo corretto. Però per farlo, cioè o meglio prima di farlo, è importante fare questa operazione: prendere un video d'esempio, se sono tutti chiaramente con la stessa risoluzione, e andare a zoomarlo fino a che andiamo a vedere proprio il riempimento della parte superiore e della parte inferiore totale. Per verificare tutto ciò possiamo ingrandire del 200%, andare in su e vedere a questo punto se dobbiamo magari diminuire un po' questo zoom, questo scale all, per evitare di perdere pixel inutili. Qui, come possiamo vedere, con il 37 ci siamo abbastanza, nel senso che siamo forse al limite. Io adesso ho mosso solo l'asse Y per verificare, quindi potrebbe essere 37,1 o 37,5, facciamo così, siamo tranquilli e sicuri che abbiamo riempito tutto il video in verticale, anche se forse nessuno se ne sarebbe poi accorto. Command C su questo video e selezioniamo tutti gli altri, facciamo Command Shift V e qui togliamo tutti gli attributi e lasciamo solo scale, così abbiamo zoomato tutti i nostri video. Questi sono tutti i video che abbiamo praticamente ricondizionato e che sono pronti per essere poi utilizzati nel magico mondo del video verticale. Adesso facciamo questa operazione, scegliamo le riprese da tenere che si sposano bene. Per esempio la tastiera a me non piace così, a livello di composizione è praticamente mastodontica perché copre tutta l'immagine, la riempie totalmente, può piacere o meno, a me non piace, quindi lo tolgo. I cavi invece secondo me si sposano bene, fanno capire un po' anche lo stile di questo prodotto. E poi abbiamo il Mac Studio, che qua insomma è tanto tanto zoomato. Qui a livello di accortezze, quando non si ha l'opportunità di riprendere in verticale, è importante considerare il fattore del riprendere più da lontano, quindi o utilizzare ottiche più grandangolari o utilizzare ottiche meno profonde, o di conseguenza allontanarci dal soggetto, cosa che potrebbe essere utile tipo come in questa situazione, che quantomeno almeno vediamo una scena un pochino più completa e non tanto zoomata come questa. Qui c'è un escamotage per comunque salvare almeno parte di questa ripresa, che potrebbe essere togliere un po' di scale, quindi fare in modo che il Mac Studio sia al centro, spostarlo con l'asse Y e di conseguenza andare a mettere o le bande nere oppure duplicare questo progetto con, io di solito avremo l'Alt, l'Option, e vado a duplicarlo, poi con la N lo allineo e vado di nuovo a rizoomare quello sotto di un po' a questo punto. E cosa succede? Questa operazione mi permette poi, con questo effetto che si chiama focus, di andare a sfocare la foto, insomma lo sfondo, il video di sfondo. E il bello di questa operazione è che praticamente ci permette di integrare questo video in modo migliore, perché alla fine anche lo sfondo segue perfettamente il movimento del video principale, quindi sembra tutto più amalgamato. Poi magari possiamo anche fare in modo che il bordo sopra sia meno netto, creando una maschera. Tutte queste cose poi nella masterclass sono presenti in modo più completo e tranquillo, non vado così veloce. Qui è perché ci sono tante cose da fare e volevo arrivare a un risultato finale senza tenervi online 20 minuti. Abbiamo visto i video in verticale, durano un minuto, qui sarebbe veramente difficile da fare. Però si può fare, magari tagliando tante cose. Adesso vado avanti, via, bando alle ciance. Questa potrebbe essere un'azione utile da considerare, questa maschera graduata, no? Però vabbè, a me non piace, lasciamo a perdere. Andiamo avanti e vediamo, per esempio qui, insomma, secondo me questa parte qua è troppo zoomata, quindi anche qua dovremmo lasciarla così per fittare.
E insomma, perde un po' il senso, cioè nel senso non è che possiamo fare una zoomata, una un po' meno, tutte diverse. Manteniamo quelle che ha senso e quindi di conseguenza tagliamo, questa ci sta così, magari la potremmo leggermente spostare, quindi potremmo fare in modo che si veda leggermente di più il display. E quella dopo invece, che è quella relativa al profilo colore, la potremmo spostare. Potremmo fare che magari si vede una sezione del monitor, se ci piace come cosa. Se anche qui non si presta bene, possiamo cancellarla. Però vabbè, questo secondo me ha senso, quindi io la disattivo un attimo e faccio la stessa cosa dopo, poi andrà riallineata. Perché comunque dà il senso della funzionalità del display. Quindi nel voiceover ci sarà una parte su questo, quindi va mantenuta, altrimenti non c'è poi il materiale per dimostrare quello che sta dicendo. Questa parte qua invece, per sfruttare un pochino la regola di composizione, potremmo muoverla sulla sinistra. Non possiamo alzarla, anche se sarebbe utile e bello, se non zoomando ancora, e a quel punto, muovendoci con l'asse Y, potremmo alzarla di un altro po'. Quindi l'abbiamo ancora più zoomata, quindi abbiamo un po' perso di qualità, ma tanto poi su TikTok viene tutto compresso, quindi va bene. Quella dopo è sulla nano texture, quindi va bene, la possiamo lasciare così, magari centriamo di più la faccina del tipo, e poi andiamo avanti con questa, che vede la pienezza del display, e magari potremmo fare una sezione sola del display, così. E poi muoverci con l'asse Y, per esempio facciamo qui inseriamo un keyframe, andiamo avanti, cioè meglio andiamo alla fine, clicchiamo la freccina giù e facciamo meno 780. In questo modo cosa succede? Il video si muove mentre si muove lo slider che ha realizzato poi questa ripresa e facciamo una panoramica del display. Potrebbe essere una cosa carina, come no, insomma, dipende anche dal tipo di video che stiamo creando, da come lo vogliamo creare. 2 ore dopo. Adesso abbiamo finalizzato il nostro lavoro, come lo renderizziamo? Io ho fatto varie prove anche qui e quello che vi posso consigliare è di utilizzare il preset di rendering che avevo già condiviso in un video dedicato che vede sul canale un episodio proprio, ve lo lascio in descrizione. Io uso ancora quel preset, quindi vado adesso sul progetto, insomma, tasto destro e uso questo YouTube Default, che prevede quindi in questo caso per 3 minuti di video 2,25 GB, sono tantissimi, poi di solito sono qualcosina meno, ma comunque stiamo parlando di 3 minuti e mezzo, quindi sono troppi. Quando sarà di 1 minuto, di solito è intorno ai 600-700 mega, poi con AirDrop lo trasferisco su iPhone e da lì lo carico, è semplicissimo. Per YouTube invece si può fare l'upload direttamente dalla pagina di caricamento anche su Mac senza fare il passaggio dall'iPhone. Volendo comunque c'è sempre l'opportunità di renderizzare con il famoso export file, che è un po' il render file base, e questo export file ci permette di fare o un preset addirittura in Apple ProRes che pesa un botto, se no in H264 video e audio includi capitoli, disattiva QuickTime. Questa operazione qua, adesso facciamo un breve raffronto, pesa 1,4 GB, va bene lo stesso. Il concetto qual è? Che con un preset di compressor manteniamo uno standard di bitrate costante, con i render file è variabile e quindi alcune riprese magari anche se qualitativamente si prestano vengono compresse, però il lavoro lo fa comunque molto bene Final Cut. Il consiglio è di renderizzare sempre alla qualità migliore per il social in questione, e quindi prendiamo YouTube come esempio, e poi tanto i social dopo fanno il loro rendering, fanno le loro ottimizzazioni, quindi la qualità non sarà mai come quella originale, purtroppo. Come sempre, per qualsiasi domanda, chiarimento, dubbio, utilizzate pure la sezione commenti. Prima di andare via, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi per non perdere i prossimi. Io vi aspetto su YouTube con la prossima avventura e sono curioso di leggervi e di sapere come è andato il re-edit delle riprese in orizzontale per trasformarle poi in splendidi video verticali. A presto, ciao a tutti.